Mi chiamo Luciano Vicentini e sono un costruttore di modellista ferroviario. Da sempre. Ho cominciato a 13 anni con questa malattia. L'ultima mia realizzazione è questa locomotiva che viene inquadrata. Circa 20 anni fa ho acquistato una vera locomotiva delle Ferrovie dello Stato, a prezzo di rottame chiaramente, che ho fatto a pezzettini e ho ricostruito in scala 1 a 7,8. Nel filmato che seguirà vedrete tutte le fasi di costruzione e di collaudo di questa locomotiva. Buona visione e arrivederci alla prossima realizzazione. Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, dietro nostra commessa, consegnarono alle Ferrovie dello Stato una prima serie di locomotive, rodiggio 1D, tipo Consolidation, studiate appositamente per le linee tortuose della nostra penisola e che formarono il gruppo 735. Visto il buon risultato, ne veniva ordinato un secondo lotto. Nel 1940, durante l'ultimo conflitto e a seguito degli eventi bellici, l'Italia e l'Europa rimasero quasi senza locomotive. Gli americani, memori delle nostre commesse del 1915-18, costruirono delle locomotive molto simili alle FS 735, con le stesse ruote, biellismo e rodigio, ma più moderne. Nacquero così, in varie versioni e scartamenti, le S-160, che furono prodotte in 2120 esemplari. Erano macchine robuste e allo stesso tempo semplici, facili da condurre perché consegnate a militari, talvolta ragazzi, con pochissima esperienza di guida. Queste locomotive furono inviate al seguito delle truppe americane in tutta Europa, Africa e Cina e, con il cambio dello scartamento, in Russia, India, Spagna, Corea ed altri paesi. Finiti gli eventi bellici, restarono in Italia ben 244 macchine che formarono il gruppo FS 736, numerate dall'1 al 243. Arriviamo così all'anno 1995. Due di queste macchine, ormai fuori uso e adattate a generatori di vapore,
per il riscaldamento delle officine di riparazione di Milano Lambrate attirano la mia attenzione. Perché non metterle in funzione dopo tanti anni di oblio? Detto e fatto, le ricostruirò ma in scala 1 a 7,8. È impossibile reperire i disegni perché, essendo una macchina militare, i costruttivi pare siano depositati al Pentagono, perciò l'unica soluzione è arrangiarsi, a fare foto, misure, schizzi e disegni a quelle di Milano Lambrate. Ruote motrici fuse in bronzo, cerchi in acciaio speciale torniti e riportati, carrello anteriore, blocco cilindri e altri particolari, tutto lavorato a mano. Avanti con il telaio, anch'esso tutto in acciaio come quello vero. Così le mie 2736, 210 e 211 stanno prendendo forma. In occasione del raduno annuale europeo di Vapore Vivo di Casarile, in provincia di Milano, presento il telaio completo. Pian piano le macchine aumentano di particolari. Pancone anteriore, biellismo, pompe e tutti gli altri particolari fedelmente ricostruiti in scala, come tanti tasselli di un puzzle, occupano il loro giusto posto ed ecco, finalmente i telai sono finiti. Ruote, biellismo, distribuzione e pistoni vengono assemblati e montati sul telaio. Il blocco cilindri è costruito con tanti particolari fatti a mano, assemblati e saldati ad argento. Le camicie sono in ghisa cromata e riportate all'interno dei cilindri come al vero. L'impianto di frenatura utilizza due pompe, una a vapore sul frontale della camera a fumo e una supplementare elettrica nel tender. Sulla sala principale, due pompe per l'acqua decentrici alimentano la caldaia durante la marcia. Inizio a preparare i vari elementi della caldaia, i 20 tubi bollitori, i 22 tubi surriscaldatori, il tutto in acciaio inox 316L. Quando è che la finisce questa macchina qua? Ma se tutto va bene per Natale saldo la caldaia. Salvo la caldaia. Adesso ho solo da intubarla e poi fare la camera a fumo e i particolari sopra, pompa, cavallino, quelli lo faccio in un secondo tempo chiaramente. Il motore va, è già stato provato, ad aria compressa, quello va benissimo. E adesso lo devo trasformare a vapore. Per adesso ho fatto le valvole, coale, ho fatto. Queste qua sono le nuove, le ho copiate proprio da quella vera, perché ho a casa la valvola di quella della macchina vera.
questa è la parte interna, con la doppia valvola, con la doppia molla, non doppia valvola, doppia molla spirale, e ho trovato l'acciaio inossidabile, si chiama armonico, e questa è la parte superiore, perché deve sfiatare in alto, sennò se uno lì vicino si scotta. Questa è la stessa valvola, però con una limitazione di... La costruzione prosegue e si comincia a vedere l'aspetto finale della locomotiva. Questa è quella che si può tirare con il cavetto. Che sì, che si tira con il cavetto. Adesso è dura perché non c'è pressione. Certo, certo, certo. Dopo con la pressione, 8 atmosfere, tiri e scarica. Questa è mia. Quanto pesa sta bestia? Per ora siamo a un quintale 6. Finita? Finita 2 quintali 6, 2 quintali 7. Velocità prevista? Non è velocissima, perché al vero è una macchina da merci, da traino, questa qua, è come la nostra 740. Questa qui è quella che va a nafta? Questa o a carbone, carbone, questa va a carbone. Qua ne stai facendo un'altra? L'altra uguale, identica, gemella, nelle stesse condizioni di finitura per adesso. È possibile, e va a, è possibile aprire a nafta, va... lo sportellino qua o è certo. chiuso? No, è aperto. Guarda poco, tira di tela. Qua ci sono le pompe. Questo girando qua, vedi, e fa i 4 cilindri per la lubrificazione. Mentre normalmente. Questa è la macchina finita. Vedi bene? Eccoci. 730. 6. È quella che si trova tuttora a Pietrarsa. Continua la costruzione delle caldaie con spessori che variano da 4 a 8 mm. Il forno è grande quanto quello di una stufa domestica a carbone. Internamente scorrono 20 tubi bollitori e 22 tubi surriscaldatori. La caldaia è assemblata. È tutta saldata a TIG ed è stata collaudata a freddo alla pressione di 30 bar per 2 giorni. Vedere anche dietro. Dicevi che hai tirato specchio? Perché lo si fa scorrere? Per chiudere il buco lì? Vedi l'apertura là? Giusto, che non vedi che la luce si apre e chiude, ho visto, visto. La mandata del vapore? I vari componenti, serbatoi, pistoni, cassetti di distribuzione, frontale, pompe, sono pronte per il montaggio. La caldaia montata sul telaio, coibentata e rivestita con fodere di ottone, mostra così la forma definitiva della 736. Un diavolo sornione tranquillo, pronto però a mordere le rotaie il più presto possibile appena messo sotto pressione. Finalmente gira. La macchina è finita e la espongo con funzionamento ad aria compressa.
Siamo a Casarile. Il Luciano finalmente ha finito la loco. Sì. L'ha accesa, la sta mettendo in pressione. E questa è la bestia. 736. Ex locomotiva americana del tempo. E ha una moschera adesso. Qui siamo a Casarile, nelle vicinanze di Milano, dove il titolare di un agriturismo e altre persone appassionate di vapore vivo hanno posato le rotaie con scartamento di 184 mm. Non si vede, chiudi. Il tender è in costruzione e sarà pronto tra pochi giorni. È la prima prova del fuoco e mi siedo su un seggiolino provvisorio agganciato alle belle meglio dietro la macchina. Tutto bene, emozionante. Prima spurga il cilindro. Sì, sì, aperto, sono aperto. Partenza! Apri e chiudi, apri il regolatore e chiudi. Per la frenatura della macchina. Poi sotto poi ci sono già le ruote. La pompa di alimentazione della caldaia, quella manuale. Per mandare l'acqua in pressione in caldaia. È un compressore elettrico per mettere in pressione il serbatoio che è di ausilio alla frenatura ad aria compressa della locomotiva. Questo qua è il fianco. Faccio vedere il finale. E... Perfetto. Lascio un'altra.
il tender è terminato. Nella parte posteriore sono alloggiati manometri di alta e bassa pressione per la regolazione dell'aria compressa e l'interruttore del compressore elettrico ausiliario per la frenatura pneumatica. Nell'altro comparto l'indicatore di livello dell'acqua di scorta. Gli accoppiatori delle manichette dei freni sono a tenuta, come al vero. Una bella veste, 240 cm. Quasi 3 metri, 2 metri e mezzo, esatto. Il tender pesa passi 50 kg vuoto. Cioè, totale sono 350 kg. 300 kg. All'esposizione internazionale di modellismo Hobby Model Expo di Novegro, vicino all'aeroporto di Linate, a due passi da Milano, presento, dopo 8 anni di lavoro, per la prima volta al pubblico, la macchina completa. Aspetta un secondo! Dai! Ma piano piano! Ok, dai! Forza Luciano! Bravo Luciano!